E quindi ho chiamato il professor Barbone, che è colui che segue, diciamo, il gruppo di lavoro che fa tutte le analisi statistiche della situazione, ci conferma che siamo in calo rispetto alla settimana precedente. Adesso stiamo scomputando i dati dei privati arrivati questa settimana da metterli nella settimana di riferimento e quindi faremo tutte l'UDE, però mi assicura che siamo in calo e quindi quello che ci auguriamo è che la curva sia incominciata a scendere. E nelle prossime settimane vedere concretamente, anche in modo più consistente, questa discesa. Dal 3 dicembre, con questo nuovo DPCM, è confermato che siano tutte gialle le regioni, oppure ancora potrebbe esserci qualche regione in condizioni differenti? Io nell'interlocuzione che ho avuto col ministro Speranza, l'intenzione del governo è quella di non fare un'area unica nazionale, di tenere le differenziazioni. Rispetto alla situazione contingente del territorio, dovremmo riuscire a modificare questi famosi 21 parametri come richiesto da tutte le regioni su nostra sollecitazione per renderli soprattutto più leggibili e in modo più rapido, perché il problema è che abbiamo fotografie pregresse. Quando li andiamo a visionare, rischiamo nel bene o nel male di non avere a disposizione diciamo, dei dati che ci permettano di prendere delle misure le più tempestive possibile. Questo è un passaggio fondamentale, ovviamente, in un momento così difficile in cui le settimane non sono indifferenti, prendere una decisione prima o dopo non è indifferente. Quindi il discorso di oggi, Presidente, in cui lei dice il professor Barbone conferma che i dati sono in calo, significa che conferma che al momento saremmo da zona gialla, ma dobbiamo attendere la fine del periodo necessario per far scattare il passaggio, diciamo, da arancione a gialla? No, ma noi eravamo già dal monitoraggio nazionale, noi siamo già in zona gialla, ma il DPCM prevede che ci devono essere 2 settimane di zona gialla, per capirci, e appena la terza, e dopo la terza si può passare e ritornare, diciamo, in zona gialla. Questo è stato il parametro, perché noi già da 2 monitoraggi siamo in zona gialla, perché l'RT è sceso molto, e quindi questo ci fa ben sperare. La cosa però importante da dire, e anzi vi ringrazio di darmene la possibilità, è che diventare zona gialla non vuol dire liberi tutti, non vuol dire che dopo il virus è sparito e possiamo tornare a fare quello che facevamo prima. Lo dico con amarezza e Certo. con tristezza, però dobbiamo continuare ad avere un Quindi comportamento niente estremamente feste per il rigoroso. ritorno in zona gialla. La faccio io la battuta perché dopo, però, se Esatto. no arriva È proprio sicuro, no? così, è proprio così.